Buongiorno, benvenuti a questa seconda puntata del progetto Sicurezza. Oggi tratteremo la falciatrice ad asse orizzontale, comunemente chiamata trinciatrice. È una macchina agricola molto diffusa che viene utilizzata per la pulizia degli appezzamenti, siano questi vigneti, siano frutteti o anche campi aperti. L'attuale norma di riferimento per questa tipologia di macchine si chiama UNI EN ISO 425412. È una macchina potenzialmente pericolosa per due aspetti essenziali: il contatto con gli utensili del rotore e la possibilità di essere colpiti dal lancio di materiale. Gli utensili del rotore sono delle mazze o coltelli che girano vorticosamente e con la loro velocità periferica molto elevata vanno a frantumare il foraggio. La macchina è dotata di una cofanatura, come si vede dalle immagini che seguono, è dotata nella parte anteriore di bandelle che evitano la possibilità di intromissione degli arti ma consentono comunque l'ingresso del foraggio, e posteriormente può essere dotata o di un rullo che serve anche per la lavorazione in profondità o anche di minigonne. Per quanto riguarda poi la possibilità di introdurre degli arti all'interno della cofanatura, la stessa norma prevede una prova curiosa, questa che si chiama del piede ISO, per cui si va a simulare la persona che sbadatamente introduce una gamba all'interno della macchina, e soltanto se non vi è contatto degli utensili contro questa attrezzatura particolare la macchina viene promossa. Per quanto riguarda l'altro aspetto, la possibilità di lancio materiale, la stessa norma prevede di effettuare delle prove specifiche che si vedono nel filmato, per cui si va a simulare una condizione peggiore in assoluto che può avvenire in campagna, introducendo volutamente migliaia di pietre per pochi istanti a contatto con questi utensili e verificando attraverso una camera particolare fatta di carta craft se ci sono dei lanci e dove sono posizionati questi lanci. Se la macchina effettua dei lanci raramente e solamente in basso verso terra, la macchina viene promossa e quindi può essere venduta sul mercato. Se la macchina invece dimostra la possibilità di lanci verso l'alto, quindi verso quello che sono le parti delicate della persona, il busto, la testa, la macchina viene bocciata e il costruttore deve fare delle modifiche affinché la macchina riesca a superare questo esame importante. Alcune esigenze agricole richiedono di poter utilizzare questo tipo di macchina con il cofano posteriore aperto o parzialmente aperto. In questo momento è assolutamente proibito usare macchine agricole di questo genere con cofanatura aperta. Il prototipo che abbiamo visto prima è stato costruito per avere la possibilità di montare anche un carter posteriore apribile, parzialmente apribile meglio, che consentirà di superare dei test che si stanno mettendo a punto e quindi nel prossimo futuro, presumibilmente dall'anno prossimo, sarà possibile trovare sul mercato delle trinciatrici agricole dotate anche di un cofano posteriore apribile. Ricordando che il problema derivante dal lancio di oggetti è il problema principale su queste macchine, un avvertimento che mi sento di dire agli utilizzatori di stare attenti per se stessi, ma di stare attenti specialmente se ci sono delle persone nelle vicinanze. Interrompete le lavorazioni se necessario, perché il rischio di lancio di oggetti, credetemi, è un rischio veramente molto, troppo elevato.